A 20 anni e lunedì sera ha rischiato di essere l'ennesima vittima di maltrattamenti nella sua casa a Policastro, frazione di Santa Marina, in provincia di Salerno. A breve sarà sottoposto ad un delicatissimo intervento di chirurgia maxillofacciale. Il compagno l'ha colpita così violentemente da rovinarle il volto, un momento di follia che si è consumato davanti agli occhi della loro unica figlia, che ha appena un anno e due mesi. Lui, 25 anni, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce ai danni della propria convivente. Lei è ricoverata presso il Policlinico Federico II di Napoli. Le sue condizioni sono gravissime. Oltre alle costole fratturate, ha il volto e il cranio gonfi e pieni di lividi per via delle fratture riportate alla testa, al setto nasale e agli zigomi. Sono stati accertati anche danni agli occhi. In uno sono finiti alcuni pezzettini dell'osso zigomatico. Mentre la bimba, dopo l'intervento dell'avvocato Benedetta Falci, che assiste la ragazza, è stata affidata ai genitori materni che vivono a Sapri. In un primo momento era stata lasciata a casa dei nonni paterni insieme al papà. Quest'ultimo, infatti, è ai domiciliari presso l'abitazione dei genitori a Policastro ed è proprio in questa località rivierasca che si è consumato il drammatico episodio. Tutto è accaduto lunedì scorso nella casa della coppia, poco distante dalla stazione ferroviaria. Per motivi tutti ancora da comprendere, il ragazzo ha iniziato a massacrare di botte la compagna. L'avrebbe colpita violentemente con calci e pugni e anche con un grosso cucchiaio di legno e con questo utensile da cucina che l'avrebbe aggredito fino al punto di danneggiarle gravemente il volto. Lei ha sopportato la furia del compagno senza tentare la fuga per diverso tempo perché sperava di riuscire ad avere la possibilità di prendere la piccola e scappare via con lei. Quando è entrato in cucina ed è rimasta nel soggiorno, temendo che tornasse con un coltello, come sarebbe accaduto altre volte, ha dato un bacio alla figlioletta ed è fuggita fuori l'abitazione. I vicini di casa l'hanno accolta. Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Sapri che, dopo aver accertato i fatti, hanno tratto in arresto il 25enne. Lei è originaria della Romania, ma dall'età di 3 anni vive a Sapri insieme alla madre e al suo compagno che l'ha cresciuta. Da poco più di 2 anni viveva con il padre della figlioletta a Policastro. Lui è conosciuto perché lavora in una pescheria del posto.